fiume Don nell'Unione Sovietica. Gli alpini e non solo, che si immolarono in una lunga serie di imponenti battaglie, cercando di uscire da una situazione tattica difficile, facendo del loro sacrificio la loro virtù, combattendo appunto anche sul fronte russo, dove Giulio Vedeschi nel suo libro scrive: «Noi pensammo, come tutti ritenevano in quel tempo, là dove noi eravamo, che avremmo senz'altro svernato sulla riva del Don, poiché i 30 e 40 gradi sotto zero e il mezzo metro di neve non sembravano propizi a scontri giganteschi di uomini, come invece poi è successo». E infatti proprio il 16 dicembre del 1942 venne l'ordine per la divisione Iulia di spostarsi dal centro dello schieramento del corpo d'armata alpino sul Don e precipitarsi più a sud, dove le divisioni Ravenna e Cosseria erano state attaccate ed accerchiate da forze preponderanti sovietiche che avevano già occupato tutte le gallerie e gli scavi fatti nel terreno. Alla Iulia, quindi, non rimaneva altro da fare che dispiegarsi letteralmente sulla neve, dove la visione era di un paio di chilometri di territorio completamente bianco, innevato fino al Don, dove c'erano i russi che già sparavano contro i nostri soldati. Dice ancora Vedeschi: «Ecco, questa è la nostra linea, ci sono 50 centimetri di neve, quindi non c'è altro che attestarci qui con le armi che abbiamo ed impedire che i russi avanzino ancora». E ripenso a quegli uomini che con le palette o con cartoni o con le stesse mani cominciarono subito attivamente a scavare la neve e riportarla a un ricciolo sull'altra neve e comprimerla e scavare in questo modo la loro trincea. Il terreno non si poteva assolutamente intaccare, non si poteva neppure scalfire, perché era duro come il legno, era duro, duro come il ferro. E su questo terreno gli alpini si accovacciarono per quella notte. E ovviamente una situazione di questo genere non poteva essere affrontabile senza doverla pagare amaramente. I soldati fermi su quella neve, immobili in quella trincea, subirono i morsi del gelo. E proprio parlando di gelo, che Vedeschi, tenente medico nelle fila appunto della divisione Iulia, racconta un altro aneddoto. Narra di come i russi attaccassero continuamente il settore tenuto dagli alpini, 2, 3, fino a 10 volte al giorno. E proprio in qualità di ufficiale medico, ogni mattina effettuava quella che era la cosiddetta visita sanitaria lungo lo schieramento degli alpini. Allorché, chiedendo ai sottoposti se c'era qualche malato, qualche ferito, quegli uomini, con un'aria seria e semplice, gli rispondevano: «Signor tenente, no, noi non abbiamo bisogno di niente. Piuttosto guardi là, c'è quel ragazzo, vede? Il 5º, poi c'è anche l'altro, il 7º e il 10º. Quelli hanno bisogno d'aiuto perché sono certamente congelati ai piedi. Perché alla sera, di notte, quando ci portiamo un po' indietro dalla linea per fare i nostri bisogni, quelli camminano a quattro zampe come un cane, come le bestie». Allora io mi avvicinavo a questi alpini sofferenti, al 5º, al 7º, al 10º, e dicevo: «Come stai?» «Bene», rispondeva. E allora io ho replicato: «Fammi vedere i piedi». E mi guardavano e mi dicevano: «Signor tenente, non si può, perché le scarpe sono diventate dure come il legno e i lacci delle scarpe sono come dei fili di ferro, e lo sa anche lei che io non posso aprire le scarpe in queste condizioni». E allora dovevamo metterci in 2, in 3, forzare con il coltello, forzare quei lacci e aprire a fatica queste scarpe e poi lentamente far scendere quella calza dal piede, e quando arrivavo al termine si rovesciava la calza, su di essa restavano attaccate quelle 2, 3 dita del piede nere, bluastre di cancrena.
E li guardavo in viso e chiedevo loro: perché non me l'avete detto prima? Dovevate avvisarmi, vi mandavo indietro nell'ospedale da campo. E la risposta che io ricevevo, dice Vedeschi, era sempre unica: signor tenente, guardi lì, guardi come la linea, guardi com'è, siamo ridotti a tanto pochi e vuole che anche io me ne vado e quindi si formi nella linea un buco in più? Questa era la risposta di questi uomini che venivano dalle Alpi. E pensare che lì in quei posti non c'era proprio più né giorno né notte, perché era sempre veglia, non si poteva dormire più di un quarto d'ora, 20 minuti, perché si diventava statue di ghiaccio. Ed ecco che allora uno si assopiva in quella terribile situazione di sonno incombente, già d'accordo col compagno che vegliava. Si assopiva un quarto d'ora e poi veniva scrollato perché stava diventando un pezzo di ghiaccio e a sua volta vegliava sul fratello che si abbandonava al solito quarto d'ora di sonno. Afferma ancora Bedeschi: queste erano le nostre notti e c'era un freddo tremendo, lontani da casa. Eravamo uomini che sapevamo che dovevamo salvarci l'un l'altro, che dovevamo volerci bene per poter sopravvivere, perché ciascuno di noi, isolato, non contava niente. Dopo i combattimenti estenuanti sul Don, per la Giulia arrivò l'ordine di ripiegare, la ritirata. Dice Bedeschi: vivemmo quei giorni in una condizione in cui per noi non ci fu né sosta né pietà. Per noi ci fu sempre il camminare terribile, pauroso, che un po' alla volta portava via le forze degli uomini. Il marciare dal mattino a notte inoltrata, in condizioni spaventose di gelo, di stanchezza, di sonno e fame, senza mai fermarci, se non quando c'era un combattimento, quando c'era da rompere l'accerchiamento dei russi. Dopo 200 chilometri di ripiegamento a piedi, con pochi muli e slitte, sempre aspramente contrastati dai reparti nemici e dai partigiani sovietici, il mattino del 26 gennaio 1943, gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000 uomini, quasi tutti disarmati, in parte congelati, giunsero davanti a Nikolaevka. Per dare il colpo mortale al nemico in ritirata, i russi si erano trincerati fra le case di questo villaggio, che sorge su una modesta collinetta, protetti da un terrapieno della ferrovia che correva pressoché attorno all'abitato e che costituiva un'ottima protezione per il nemico. Iniziò una giornata di violentissimi scontri e dopo ore di sanguinosi combattimenti la ferrovia fu raggiunta e gli alpini conquistarono le prime isbe del villaggio. Fu un susseguirsi di assalti e contrassalti portati di casa in casa. La reazione russa fu violentissima. Gli alpini furono così costretti ad arretrare ed arrampicarsi al terreno in attesa di rinforzi. La situazione si faceva sempre più tragica perché il sole cominciava a scendere sull'orizzonte ed era evidente a tutti che una permanenza alla ghiaccio nelle ore notturne con temperatura di 30-35 gradi sotto lo zero avrebbe significato per tutti l'assideramento e la morte. Quando ormai stavano calando le prime ombre della sera e sembrava che non ci fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il generale Reverberi, comandante della Tridentina, saliva su un semovente tedesco e, incurante della violenta reazione nemica, al grido di
Tridentina avanti! Trascinava i suoi alpini all'assalto. Il grido scosse la massa enorme degli sbarrati che, come una valanga, assieme ai combattenti ancora validi, si lanciarono urlando verso il sottopassaggio e la scarpata della ferrovia. La superarono travolgendo la linea di resistenza sovietica. I russi, sorpresi dalla rapidità dell'azione, dovettero ripiegare, abbandonando sul terreno i loro caduti, le armi ed i materiali. Il prezzo pagato dagli alpini fu enorme. Dopo la battaglia rimasero sul terreno migliaia di caduti. Tutti gli alpini, senza distinzione di grado e di origine, diedero un esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. Dopo Nicola Jerka, la marcia degli alpini proseguì. Scrive ancora Tedeschi: non mangiavamo poiché non c'era più nulla da mangiare. Quello che mangiavamo lo trovavamo nelle isole abbandonate, andando a fugare nei cassetti se c'era rimasto ancora nelle fessure qualche seme di girasole. Mangiavamo i voli morti, ma in fretta, perché il coltello dopo un po' non riusciva più ad incidere la carne del mulo. Loro, che erano i nostri compagni fedeli, stremati in quel modo, che cadevano di schianto tirando le slitte, vivevamo sempre con una fame diabolica, con una sete infernale, perché la neve non dissera. Stanchezza atroce, perché camminavamo 18, 20, 22 ore al giorno e avevamo i combattimenti da affrontare. Tutto questo era la nostra vita e avevamo il gelo che ci entrava nelle carni, che ci penetrava nel sangue. Non potevamo nemmeno muovere le mani. Ebbene, noi marciavamo in queste condizioni, ci fosse il sole o la nebbia, ci fosse la tormenta o ci fosse quel vento siberiano che incrostava i baffi, le barbe, gli occhi, che rendeva degli spettri ricoperti di ghiaccio che con il passare delle ore andavano man mano ingrossandosi. Il respiro faceva scendere sul petto un vapore che veniva a posarsi, a aumentare il crostone di ghiaccio che si formava sui nostri petti, sui nostri visi. Ebbene, in tutto questo, in questa farragine di situazioni inaudite e terribili, veramente la nostra forza erano i nostri feriti, i nostri congelati. Erano questi uomini più inermi di noi da portare avanti, da portare verso quello che era il nostro grande sogno, verso l'Italia. Concluderei questo breve viaggio con due considerazioni sull'importanza della memoria che sono state riportate in due periodici, nel quale si parlava dei caduti sul fronte russo e di Armando Tomassetti, capo sellaio del 9° Reggimento Alpini della Julia, che non tornò mai a casa. Una sola considerazione finale. Il giudizio etico e politico sulla guerra e sulle responsabilità appartiene alla storia e agli storici, ma l'abnegazione e l'eroismo con cui tanti giovani si sacrificarono sui vari fronti del secondo conflitto mondiale, certi di farlo per l'Italia, non può e non deve essere né dimenticato né rimosso. Il senso della nazione si recupera anche onorando questi suoi figli. E ancora, la memoria
è come un giardino, va curata, altrimenti si ricoprirà di erbacce e i fiori dei giusti scompariranno divorati. Grazie. Vorrei chiamare il graduato scelto Damiano Giacomuzzi. Eccolo qua. Non per ringraziarlo perché ha letto ciò che ha letto, ma per l'intensità, l'autenticità con cui ci ha travolto con quello che ci ha raccontato. Damiano Giacomuzzi.